amministrative a Palermo del 2012 e le firme dei 5 Stelle presunte ricopiate. Il tribunale rinvia a giudizio 14 imputati, tra cui 5 parlamentari. Il prossimo 3 ottobre, innanzi ai giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo, risponderanno presenti all'appello i 14 imputati nell'ambito dell'inchiesta frutto di un esposto anonimo sulle firme ricopiate, commettendo il reato di falso e la violazione della legge elettorale in materia in occasione della presentazione della lista del Movimento 5 Stelle a Palermo alle amministrative del 2012. I 5 Stelle si sarebbero accorti di un errore di compilazione delle firme raccolte per presentare la lista e avrebbero deciso di sanare il vizio di forma che avrebbe reso nulle le firme, quindi la lista, ricopiandole. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Nicola Aiello, li ha rinviati a giudizio ordinario perché nessuno ha scelto di essere giudicato in abbreviato. Peraltro l'anno prossimo, 2018, saranno trascorsi 6 anni dal compimento del presunto reato e incombe la prescrizione. Tra i 14 imputati vi sono 3 deputati nazionali, 2 regionali e un cancelliere del Tribunale. Tra i 3 nazionali vi è Riccardo Nuti, che nel 2012 è stato candidato sindaco a Palermo e alla quale si contesta non di avere commesso materialmente il falso delle firme ricopiate, perché non vi è la prova, ma di avere beneficiato dello stesso falso per sostenere la propria candidatura a sindaco. E gli altri nazionali sono le parlamentari Giulia Di Vita e Claudia Mannino. Nel dettaglio, il falso materiale della ricopiatura delle firme è contestato a 11 imputati, che sono Samantha Busalacchi, che fu candidata al Consiglio Comunale a Palermo nel 2012, i deputati nazionali e regionali Giorgio Ciaccio, Claudia La Rocca, Giulia Di Vita e Claudia Mannino, gli attivisti Alice Pantaleone, Stefano Paradiso, Riccardo Ricciardi, Pietro Salvino, Toni Ferrara e Giuseppe Ippolito. Poi al cancelliere del Tribunale di Palermo, Giovanni Scarpello, i giudici contestano di avere dichiarato il falso, affermando che le firme sono state apposte in sua presenza, quando invece gli sarebbero state consegnate dai 5 Stelle. E dello stesso reato risponde, in concorso con Scarpello, l'avvocato Francesco Menallo, che ha consegnato materialmente le firme al cancelliere Scarpello. Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio hanno collaborato con i magistrati raccontando ciò che sarebbe accaduto la notte del 4 aprile del 2012 nella sede dei 5 Stelle in via San Polo, quando le firme sarebbero state ricopiate per rimediare agli errori. E lo stesso Giorgio Ciaccio, a seguito del rinvio a giudizio, ha annunciato le dimissioni da deputato regionale e su Facebook ha scritto: "Stop! Il mio cammino all'interno delle istituzioni finisce qui. Continuerò a sposare, come prima e più di prima, la causa del Movimento 5 Stelle e della Sicilia, ma fuori dal Parlamento." 2,4 posti di lavoro. Questo è quello che noi vogliamo.